Buon pomeriggio, mi sto dando l'intro di questo vlog, mini vlog, insomma, non so cosa uscirà fuori alle 3 meno 10, è lunedì 31 maggio, quindi siamo praticamente a giugno e questa mattina è stata ipermovimentata. Avevo in mente di fare una sorta di weekly vlog, quindi iniziare dal buongiorno per poi farvi vedere insomma un po' tipo l'outfit del giorno, qualche cosetta e quant'altro. In realtà non è stato possibile fare questa cosa perché questa mattina ci siamo svegliati un pochino tardi io e Pierre. Dovevo correre in centro a fare un po' di commissioni, fra cui la banca. E dopo sono tornata a casa, tempo di preparare il pranzo, poi Pier si è voluto un po' addormentare, insomma, è volata così la mattinata. Si è dato tra l'altro il nuovo telefilm Bay Alnis, quello turco con Johnny Aman, che io, piccola parentesi, adoro Johnny Aman. Comunque, vabbè, chiusa parentesi, mi sta toccando ripetutamente i capelli. Devo fare uno shampoo. Allora, adesso Pier sta dormendo, si sveglia intorno alle 4, 4 e 10, ha tipo un orologio biologico lui. Dopo dobbiamo fare un po' di cose, nel senso, lui deve far merenda, dopo dobbiamo uscire, devo portare la macchina a lavare. Nel frattempo che la macchina è a lavare, devo passare dalla sarta. Se riesco gli faccio fare un giretto sull'altalena al parchetto che è in centro e dopo devo andare a fare un po' di spesa. Sì, la cosa che vi volevo far vedere adesso è un attimo l'outfit che sto indossando adesso, perché ne sono particolarmente proud. È una cosa iper semplice, ma mi piace tantissimo. Abbiamo una t-shirt bianca, di quelle più semplici e più basic che possano esistere. Tra l'altro, ogni giorno vi do il buongiorno su Instagram facendovi vedere l'outfit del giorno, facendovi vedere un po' di chicche. E ogni sabato ho proposto la rubrica Il Reel del sabato, tema makeup, fashion o lifestyle in generale. Quindi, se vi va, vi consiglio di fare un salto sulla mia pagina Instagram e di passare a seguirmi, perché durante la settimana ci sono un bel po' di contenuti. Ma il sabato soprattutto c'è il reel del sabato. Torniamo a noi. Il jeans è di questo nero, modello Mom Jeans, molto comodo, devo dirvi la sincerissima verità. Questo l'ho preso su Zaful, ma ragazzi, il pezzo forte, come vi ho fatto vedere su Instagram, è questo trench che è stupendo. Io sono completamente innamorata. Tra l'altro, non è neanche uno di questi trench che si trovano ultimamente, sono un po' sottili, il tessuto è brutto, perché questo è un pezzo vintage ed è degli anni 70. Adoro, cioè io adoro. Lo porto sempre sbottonato con il laccetto dietro per dare un pochino un punto vita. Sospetto che si svegli Pierre, ho più o meno un'oretta di autonomia e in quest'oretta devo cercare di concludere qualcosa. Niente ragazzi, oggi praticamente non sono riuscita a fare lo shampoo per quello che mi vedete ancora in queste condizioni. Tra l'altro ho una luminosità assurda, bassissima. Comunque vabbè, il cappello ce l'avevo girato adesso per prendere lui e tutta la roba, l'ho messo tipo alla Holly e Benji. Comunque, facciamo un velocissimo svuoto alla spesa, vi faccio vedere cosa ho preso. Intanto il latte, un po' di affettato così random, una mozzarella, lo yogurt, Domenico fa colazione con lo yogurt, un hamburger di pesce, ciao mommy! Lo provo a fare domani a Piercarlo. Ho preso un po' di gamberi perché voglio farli domani scottati col cognac, voglio vedere che cosa mi esce, chissà. Aglio, Dracula. E dopo ho preso questa pasta di sapori e dintorni, è buonissima. Ho preso pasta integrale, questa qui della Barilla, e dopo i pomodorini per fare poi la pasta insieme ai gamberi domani. Buongiorno, saranno più o meno le 10:30. Ho appena messo a nanna Piercarlo, spero che si faccia almeno un'oretta e mezza. È una cosa che per me è iper preziosa perché, tra l'altro non ho detto, oggi è martedì 1º giugno, cioè siamo a giugno e guardate come sono vestita. Perché io la mattina riesco a fare un sacco di cose che prima fondamentalmente non riuscivo a fare, nel senso che avendo ritmi diversi prima di avere un bambino, ovviamente le cose me le prendevo molto più con calma, invece adesso cerco di sfruttare al meglio ogni secondo che ho libero. Tra l'altro, mentre lo stavo addormentando, ha anche citofonato il corriere che ci ha portato una nuova cosetta da provare. Domenico ha acquistato una nuova qualità di caffè da appunto sperimentare alla macchinetta, poi ve la faccio vedere. Terminiamo questo momento make-up e poi torno da voi. Buongiorno,
considerato che devo lavorare un po' al PC e mi è arrivato il nuovo caffè che adesso vi mostro, io direi che un bel caffettino adesso ci sta tutto, perché sì, non so voi ma io adoro il caffè. Allora, eccolo qua. Allora, molto profumato, la capsula praticamente è simile al caffè che prendevamo prima, però valutiamo. Allora, questo vlog si sta trasformando in una degustazione di caffè, sappiatelo. In attesa che si raffreddi un po' il caffè, devo scaricare assolutamente questi video perché devo editare un video veramente molto piccolo, però una mia amica mi ha chiesto di farle questo favore, ovviamente non potevo esimermi e ci metto, credo, una decina di minuti, più o meno devo riprendere tutti i video. Oggi ho fatto le treccine proprio perché devo uscire, devo andare dall'estetista più tardi a fare le unghie, sia mani che piedi, faccio il semi permanente. Mi manca pochissimo per terminare l'editing, mi sono presa una piccola pausa perché mi ero ricordata che all'inizio video vi avevo detto che avrei fatto vedere l'outfit del giorno, però va controcorrente rispetto al giorno che è oggi. Ho praticamente una t-shirt di quelle un po' over qui sotto per mantenere il total black, dopo ho messo questa giacca da tuta fila, questa qui l'ho rubata dall'armadio di Dom perché in realtà è sua, però mi piace un sacco perché è bella over, è bella comoda. E poi ci ho abbinato questi leggings che ovviamente sono miei perché sono leggings da donna, vabbè, la ciabatta, l'infradito Havaianas, lasciatela perdere perché sono in casa, però ci ho abbinato questo appunto perché Fila riprende la stessa fantasia perché è della stessa collezione. In più vi mostro gli accessori perché di uno in particolare, se mi seguite su Instagram sapete, lì ve lo dico sempre, lì sono molto molto più attiva, quindi davvero se vi va passate a seguirmi e sono molto fiera, quindi sapete già. Partiamo dalla collanina classica che mi vedete sempre indossare, questa qui. Fondamentalmente non ha nessun significato, ecco, avevo questa catenina in oro che mi è stata regalata alla Cresi, ma l'ho ritrovata quando abbiamo fatto il trasloco, e lo stesso discorso vale per il ciondolo a farfalla che è sempre in oro, l'ho ritrovato anch'esso durante il trasloco e quindi li ho voluti unire. Mi piace tantissimo questa collanina molto molto delicata. Dopo qui ho questo orecchino inspired by Valentina Ferragni Studio, io lo amo, volevo da sempre gli orecchini di Valentina Ferragni, solo che al momento era una spesa che non potevo fare. Ho trovato questo qui che è praticamente identico in una gioielleria che vi lascio poi qui sotto linkata perché ha tantissime cose a prezzi ottimi, ottimi davvero. Questo qui è in argento 925 puro, cioè è tutto argento, infatti non mi fa nessun tipo di allergia. Io purtroppo sono un soggetto abbastanza allergico. Helix? Non lo so, non dovrebbe essere l'Alex, comunque vabbè. Questo qui invece è di Happiness Boutique e è una lega particolare che anch'essa non dà allergie. Buon pomeriggio, allora, oggi è mercoledì 2 giugno e sapete tutti che ovviamente è festa. Infatti questa mattina non ho dato neanche il buongiorno su Instagram perché siamo andati a fare direttamente una passeggiata al mare, è stata una mattinata un po' a rilento. Tuttavia, adesso, dato che Pierre sta dormendo nuovamente, Domenico si è voluto vedere un attimo un film, io ne ho approfittato per fare uno shampoo. Voglio parlare un attimo di due prodottini che mi sono arrivati circa 2 settimane fa e che appunto ho iniziato a testare. Voglio parlare di questa lucentezza qui. Sto parlando di questo brand My Formula. Sapete che questo prodotto, questo brand, non mi è del tutto sconosciuto perché ho iniziato a collaborare con loro appena appunto avevano lanciato la loro primissima linea di prodotti e mi hanno contattato e mi hanno chiesto di provare adesso la loro novità estiva. Ragazzi, è una bomba. My Formula è un brand made in Italy che si occupa appunto di hair care, ma non è un classico brand come molti altri. Utilizzano la formula per i vostri capelli al 100%, nel senso, avete un capello riccio, avete un capello crespo, avete un capello molto spesso, dovete elencare e spuntare tutte queste caratteristiche sul loro sito internet perché c'è un questionario che dovete riempire e praticamente alla fine di questo questionario loro realizzeranno la formula ideale per trattare il vostro capello. Se hanno problemi a trovare il giusto shampoo in commercio per il nostro capello, dovete fare un salto assolutamente perché non ne rimarrete delusi, state a sentire zia Claudia. Cioè, non sono morbidi, non sono lucenti di più. E io da
quando li utilizzo, praticamente vedo che il mio capello è molto più voluminoso rispetto al solito, perché il giorno dopo purtroppo era sempre piatto, purtroppo, e passo la piastra esclusivamente sulle punte, non la passo proprio dalla radice, proprio perché volevo vedere questa differenza. Arriverà a casa questo kit se scegliete appunto la loro ultima novità estiva, e sto parlando della maschera per capelli post shampoo. È la prima maschera post shampoo fatta unicamente su misura. Il primo step è quello di applicare questa maschera dopo lo shampoo e prima del balsamo, esattamente come state vedendo in queste immagini, ma potete personalizzare anche il pack esterno. Come potete vedere, io questa volta ho optato per questo color petrolio molto bello. Potete anche scegliere che cosa scriverci su. Io ovviamente scelgo il mio nome perché mi piacciono le cose personalizzate, però al tempo stesso, se volete fare un regalo, potete scegliere il nome della persona che riceverà appunto questo bellissimo omaggio. Sceglierete il pack con la novità, avrete in regalo questo bellissimo pettinino in legno 100% made in Italy, che io vado direttamente ad inserire nella borsa mare. Perché... Buongiorno! Oggi è venerdì 4 giugno. Ho da poco messo a dormire Piercarlo, quindi parlo a bassa voce per questo motivo. Oggi è il fatidico giorno, oggi è venerdì, in cui faccio vedere finalmente la cameretta di Piercarlo. Però premetto che non è finita, infatti a breve vi mostrerò un pochino le cosette che mancano, però piano piano, perché Pier è veramente piccino, quindi pian piano faremo tutto, ecco. Vi porto nella stanzetta di Pier, parlerò a bassa voce proprio perché dorme nella stanza accanto. Let's go! Allora, questa qui è l'entrata e come potete vedere esattamente sulla destra ho voluto mettere il suo orsacchiotto preferito, questo teddy gigante, dove lui ogni giorno, almeno una volta al giorno, ci si butta sopra, lo riempie di bacini. È veramente un tenerone per Carlo Nicola e quindi gliel'ho lasciato qui all'entrata, anche perché mi piaceva all'accoglienza, ecco, l'accoglienza clienti. Purtroppo mancano ancora le tende, perché a dire il vero mancano un po' in tutta casa, perché io sono particolarmente puntigliosa sulle tende, quindi non ancora riesco a trovare quelle che mi piacciono. Le cerco in cotone mistolino, mi piace quell'effetto trasparenza sempre sul bianco, e quindi sono un po', anzi colgo l'occasione per chiedervi se voi conoscete dei rivenditori di tende molto affidabili, mi raccomando. Comunque, dicevo, proprio accanto al suo orsacchiotto abbiamo messo il primo armadio. Ci tengo a dire che tutta la cameretta l'abbiamo presa per il momento da Ikea. Io e Domenico la pensiamo fondamentalmente allo stesso modo, ovvero non ci piacciono le camerette che si trovano in commercio, quindi quelle un po' colorate, che poi a lungo andare ti stufano, quindi tipo entri in età adolescenziale e vorresti cambiare tutta la cameretta. Quindi abbiamo deciso di farla da Ikea perché possono cambiare direttamente le ante, quindi non cambiare tutto il mobile. Se dovesse romperla, ricompriamo direttamente il mobile. Purtroppo non ricordo alcun nome di questi mobili, che anche perché ricordarmeli in svedese sarebbe non si sa quale impresa, quindi vi lascio tutto qui sotto. E mi è piaciuto tantissimo proprio il richiamo di questo armadio, un po' alla francese, ecco. E poi, come sapete, da Ikea si possono scegliere i pomellini. Io ho scelto questi due in acciaio perché li trovo poco invasivi nel complesso. E niente, vi faccio dare una brevissima occhiata all'armadio di Pier, che tra l'altro non è l'unico armadio, adesso vi faccio vedere anche l'altra parte. E niente, l'ho organizzato un po' così, dirà l'organizzazione perché è tutto provvisorio, e tra l'altro è la prima volta che noi nell'armadio abbiamo messo il cestino, questo qui in fondo, che non tolgo, insomma non tiro perché fa un po' di rumore, quindi vorrei evitare, però è iper comodo, ragazzi. Dico la prima volta perché nella casa in cui eravamo prima l'armadio già c'era, l'avevamo già preso e non c'era il cassetto. Ne andremo a prendere un altro che metteremo appunto lì, perché effettivamente raggiungere i capi che sono lì in fondo è molto più comodo tirando il cestino verso l'esterno. Comunque, vi dicevo che per il momento ho messo qui due paia di scarpe di Piercarlo. Questa è tutta la sessione estiva, quindi qui ho voluto mettere tutto l'armadio, tutto il cambio stagione estivo di Pier. Tra l'altro tantissime cose sono ancora purtroppo in lavanderia, ancora piegate, devo metterle a posto, però certi giorni non ho voglia, certi giorni sono fuori casa, quindi devo trovare veramente il modo. E come profumatore per l'armadio, ragazzi, io utilizzo questi qui della Yankee Candle, che danno una profumazione incredibile, vi giuro, è incredibile. Appena apri l'armadio si sente proprio questo profumo che ti viene addosso, che non è per niente invasivo. Ci ho messo non si sa quanto tempo a scegliere questa profumazione per l'armadio di Piercarlo, ma alla fine ce l'ho fatta.
Tra l'altro anche gli armadi di Ikea hanno, come si chiama, il freno, quindi non fanno per niente rumore quando si chiudono. Proseguendo da quest'altro lato invece, come potete vedere, ci sono io, perché abbiamo messo l'altra parte dell'armadio. Sarebbe dovuto venire un pezzo unico, però come potete vedere la stanzetta non è eccessivamente grande, quindi abbiamo deciso di spezzarlo in questo modo, ma mi piace anche questa opzione perché in questo modo con lo specchio si allarga anche questa parte qui che adesso vi mostro. Ecco, vi faccio vedere anche l'outfit del giorno, che non c'entra niente, però ci sta sempre. Ecco, niente, per stare in casa ho messo questi shorts che ho preso, mi sembra, su Zaful, infradito Havaianas, fantastiche, e poi questa t-shirt semplicissima di Love Moschino, che è molto comoda. E quindi niente, questo è l'outfit del giorno per stare in casa. Abbiamo ripreso la medesima fantasia ovviamente, e questa qui è un'anta. E niente, questo qui invece è il cambio stagione di Piercarlo, vi faccio vedere, per quanto riguarda le cose autunnali, invernali. Ci sono cose che ovviamente non mette più, ad esempio questo reparto qui sotto. Questo è l'uovo di Pasqua che gli hanno regalato i nonni paterni, mi piace tantissimo e quindi l'ho lasciato qui, anche perché lui stravede per Topolino, a breve vi dirò, e quindi gliel'ho lasciato appunto. E niente, questi qui sono tutti capi che purtroppo non entrano più a Pierre, infatti sono tutti 9-12, e stavo pensando di caricarne un po' su Vinted, perché se non lo sapete ho l'account e sto mettendo in vendita alcune cosine. Brevissimo caricherò un bel po' di capi, che ovviamente metterò a prezzi non bassissimi di più, perché ovviamente sono un po' usati, che tra l'altro vi dico neanche tutti sono usati, perché ad esempio questa tuta dell'Adidas qui, che è bellissima vi giuro, l'abbiamo pagata abbastanza e gliel'ho messa due volte, perché purtroppo incoscienti, per paura che terminasse in negozio, l'abbiamo comprata quando Piercarlo aveva, mi sembra, 2 mesi, 3 mesi, e niente, l'abbiamo sfruttata poco perché Piercarlo è cresciuto molto molto in fretta e quindi se l'è messa appunto solo due volte. Adesso vi faccio vedere la parte, una delle parti più belle secondo me della stanza, ovvero il lettino. Eccolo qui. Io sono innamorata del letto di Piercarlo Nicola. Questo qui è uno dei letti singoli, credo forse più belli, che appunto rivenda Ikea, e non ricordo il nome, credo che però inizi con la B, ma come sempre ve lo lascio da qualche parte qui in sovraimpressione, perché a parte che è un letto bello alto, perché non è come gli altri letti, e è un salvaspazio incredibile. Vi faccio vedere, questa è la panoramica della stanza di Pierre. Quindi noi che cosa abbiamo pensato? Un bel po' più avanti, ecco, acquisteremo la scrivania inevitabilmente ad angolo per avere un salvaspazio qui, e poi qui sopra metteremo delle mensole perché ovviamente Piercarlo quando andrà a scuola avrà bisogno di spazio per mettere libri, per mettere tutto quello che preferisce per la scuola ovviamente, e quindi ci serviva spazio appunto in quest'angolo qui. E ragazze, guardate che soluzione pazzesca questo letto di Ikea. Praticamente qui dietro, non si vedrà, però qui dietro c'è una presa. Quindi noi abbiamo lasciato la presa lì sotto, lì poi di default in questo letto ci esce quel buchino e faremo appunto passare la lampada lì sotto, che verrà attaccata appunto alla presa, e in un futuro, quando Pier, in un futuro molto lontano, quando Piercarlo avrà un cellulare, farà la medesima cosa e se lo metterà qui da qualche parte al mattino come sveglia o come quello che preferisce, ecco. Quindi mi è piaciuto tantissimo questa soluzione e appena l'ho visto ho detto ok, io voglio questo per la stanzetta di Pierre. Volevo vedere il letto fatto e quindi ho messo il lenzuolo, preso tutto da Ikea, anche questo. Come potete vedere qui abbiamo messo queste lenzuola verde salvia che io trovo veramente bellissime e anche estive, quindi mi piace vederlo adesso in questa stagione. E sopra ho voluto spezzare con questo invece del tutto bianco, che il lenzuolo bianco va sempre bene. E poi sempre da Ikea ho preso questa coperta da mettere qui a fine letto come decorazione, ma ovviamente poi verrà sfruttata per autunno inverno perché è abbastanza caldina. Iniziamo a vedere che cosa ho messo sul solettino. Ho messo un bel po' di peluche.
questo mini Batman, ragazzi, mi spezza, cioè mi fa troppo ridere, è bellissimo, è stato un regalo di due amici nostri molto stretti che adorano Piercarlo e quindi gliel'hanno regalato. Dopo abbiamo questi qui che sono abbastanza singolari, questi due, e uscivano mi sembra con i punti della Conad e mia zia glieli ha presi, anche mia mamma, sono troppo troppo singolari. E dopo abbiamo l'immancabile Topolino. Vi dicevo prima che Piercarlo ha un amore smisurato per Topolino, perché come potete vedere il naso di Topolino è abbastanza rovinato, perché Piercarlo appena vede Topolino gli deve mangiare il naso. Avvicinandoci qui sulla testata del letto, andiamo per ordine e vi faccio vedere. Questo qui mi è piaciuto subito appena l'ho visto, è di una tenerezza assurda questo cuscino ed è sempre di Ikea. E dopo invece su questa parte qui abbiamo due pezzi da collezione Trudy. Infatti voglio non aprire una collezione, però un altro paio di peluche glieli voglio prendere della Trudy. Sono entrambi dei regali, però il panda è stato regalato proprio da me, da Domenico, prima ancora che nascesse Piercarlo Nicola, perché a Domenico piacciono tantissimo i panda e quindi quando siamo andati al negozio dove acquistiamo tutto per Pier l'abbiamo visto, gliel'abbiamo voluto regalare. Mentre questo qui è stato un regalo tra l'altro degli stessi amici che ci hanno appunto regalato Batman, ed è stupendo questo orso polare. E dopo arriviamo alla testata del letto, che è la parte che vi giuro io preferisco di questo letto. Come potete vedere qui abbiamo lo stesso richiamo, che vi ripeto non ricordo come si pronuncia in francese, credo boisserie, non ricordo, comunque dell'armadio, come potete vedere. Ecco perché mi è piaciuto subito questa combo. Qui sopra che cosa ho aggiunto? Il quadro di La La Love che ho appunto dedicato con le foto, quattro foto appunto del suo battesimo, le trovo veramente stupende. C'è quella con il papà, quella con me, quella con entrambi e poi lui da solo. Davvero stupendo questo quadretto. Poi questo teddy fatto così con roselline azzurre che ho sempre comprato come decorazione per il tavolo del suo battesimo. Trovo che sia troppo cute. Tra l'altro poi ci ho spruzzato su un profumo e quindi è un orsacchiotto profumato adesso. Questo qui invece è il numero 1 che ho acquistato per il suo anno di età. Qui accanto ho voluto aggiungere questa cornice che io veramente reputo essere meravigliosa, tutta trasparente, in plexiglass, però effetto vetro, ha due calamite qui, una qui e una qui, e al centro poi si mette la foto che si preferisce. Poi la cosa bella è che se si vuole mettere una foto con protagonisti orizzontali poi si può girare e viceversa. Questa qui è stata regalata a Piercarlo da una mia amica carissima, la mia migliore amica, ecco. E dopo qui ci sono le lettere PN, ovviamente sempre bianche, e queste le ho comprate io al Brico e mi piacevano, le ho messe sempre sul suo tavolo per il primo compleanno accanto all'uno. Poi arriviamo a questa parte qui, tutti questi cassettini, queste rientranze che sono comodissime. Ovviamente sono abbastanza grandi, quindi per il momento non avevo niente da metterci e quindi le ho riempite così al volo. Qui ho messo questa cornice con questa faccia che adesso c'ha un po' di riflesso, però questa espressione mi ha fatto impazzire quando gliel'ho scantata. Dopo mi abbasso un pochino, qui sotto ho messo questa candela della Yankee Candle. Voi sapete il mio amore appassionato e smisurato per la Yankee Candle, ed è Soft Blanket. Lascio questo sito, ragazzi, perché Candle with Care praticamente fanno sempre tantissimi sconti sulle Yankee Candle anche per quanto riguarda le giare grandi. Poi qui sotto ho messo quest'altro pupazzetto di Topolino, è uscito dentro l'uovo di Pasqua che lui adora, ogni giorno viene in questa stanzetta, lo prende, gli dà un bacino e poi lo rimette a posto, cioè mi fa morire per Carlo, vi giuro. E qui sotto ho messo questo libro che è uscito con quei peluche singolari acquistati alla Conad, perché sono storie divertenti su questi personaggi, quando sarà un pochino più grande gliele leggerò. E dopo, conclusione di questo letto enorme, abbiamo i cassetti. Ragazzi, questa è una cosa non comoda, cioè di più, è veramente comodissima. Al momento qui ho messo tutte le foto e gli album che un po' gli sono stati regalati, un po' ho fatto anche io tramite sempre l'applicazione La La Lab che stampa le foto.
mentre di qua sto mettendo le coperte un pochino più pesanti. Cioè questa cosa per me, vi giuro, è comodissima e credo un po' per tutte le mamme che hanno adottato questa tipologia di letto per i loro bambini. Poi concludiamo questo mini tour con questo spazio in cui ho messo questi due peluche che sempre gli sono stati regalati. Questo un po' a doppione perché c'era il teddy all'ingresso poi, e questo panda, perché molte persone sanno che appunto a Domenico piacciono i panda e di conseguenza lo regalano anche al figlio. Comunque vabbè, e quindi qui vi dicevo che dovremmo sistemare un po' il tutto. Ho appoggiato un attimo la videocamera perché è abbastanza impegnativa e pesa un pochino. Credo che questo weekly vlog, una sorta di vlog un po' atipico da quello che sono solita registrare, volga al termine, perché oggi pomeriggio vengono i miei genitori, quindi saranno tutto il tempo con Piercarlo. Tutte le informazioni che ho dato così durante il video le trovate in info box e trovate tutti i link relativi alle cose che vi possono interessare. Se non li trovate, scrivetemi nei commenti, perché può essere che ogni tanto mi dimentichi qualcosa. Detto questo, appunto, ci vediamo in un prossimo video e niente, buon weekend. Ciao!